In che cosa consisterà? Cosa si Allora, farà? dopo la visita alla Villa Romana, che rappresenta uno dei monumenti più importanti del territorio, risalente al primo secolo d.C., i ragazzi e le persone partiranno da minori, faranno questa bella passeggiata, entreranno nei giardini e toccheranno con mano quello che gli uomini hanno realizzato sul territorio. Quindi un intervento sul territorio compatibile con l'ambiente, un intervento sul territorio che dia immagine e visibilità. Cosa sarebbe la costiera amalfitana se non si fossero realizzati questi terrazzamenti? Anche da un punto di vista idrogeologico. Cioè, questi terrazzamenti hanno consentito, dopo la caduta della Repubblica Romana di Amalfi, di realizzare il più grande intervento sul territorio fatto dai contadini, dal popolo, e hanno consentito, diversificando la produzione, di salvare il territorio. Diversamente il nostro territorio sarebbe andato distrutto. È la vecchia strada che congiungeva maiori a minori prima che a metà dell'Ottocento fosse stata realizzata 160, la strada rotabile. Ed era la strada che percorrevano i contadini quando portavano i limoni giù alla marina, alla spiaggia, per farli imbarcare. L'importanza di questa strada è unica perché in pochi metri ci sono due o tre conformazioni geologiche differenti, sei o sette tipi di interventi sulle macere. Noi abbiamo macere realizzate con la cultura fenicea, macere realizzate con la cultura araba, macere realizzate con il sistema a scavalco. Cioè, chi cammina si rende conto di toccare con mano in poco più di 2600 metri diverse realtà. Poi, in una cultura di, potremmo definirla, di anarchia gestionale, ogni contadino faceva da solo. E quindi i contadini, con una serie di innesti, hanno fatto sì che il limone potesse essere coltivato vicino al mare con degli innesti bassi, più sopra il mare con innesti lunghi. Più la cosa bella è avvenuta quando gli arabi hanno trasferito a noi la cultura dei pergolati. Il pergolato consente di realizzare quello che chiamiamo stress vegetativo, quindi i rami vengono piegati, torciati, e quindi tutto questo sistema con i fiori. Con i fiori, noi, quello che io non capivo quando ero bambino, perché mia madre metteva tanti fiori. Bene, i fiori hanno consentito il miglioramento del processo di impollinazione dei limoni. E quindi, quando il limone fiorisce a marzo, grazie ai fiori che stanno sul territorio, l'ape migliora il suo processo di impollinazione. È importante perché non usare glifosato, non usare diserbante. Conservare nei limiti delle possibilità questo tipo di cultura fa sì che il limone che si realizza abbia un indice di biologico discreto, usiamo discreto. Terza edizione della giornata del paesaggio, tante le iniziative, una a Salerno città, una in provincia. Sì, in tutta Italia, su promozione del Ministero Beni Culturali, si celebra la terza giornata nazionale del paesaggio. Che vuole da parte di tutti gli organismi periferici, musei e gli istituti di cultura del nostro territorio un'attività intensa di sensibilizzazione della comunità sui temi e sulla cultura del paesaggio. E questo in linea perfetta con la Convenzione Europea del Paesaggio che tutti gli stati europei hanno ratificato nel 2000, l'Italia nel 2006. E sulla scorta anche di questa nuova definizione di paesaggio che è venuta fuori dal dibattito culturale che negli anni 90 ha portato appunto alla Convenzione europea. Il paesaggio è un elemento costitutivo ed identitario dei nostri territori. Più che di paesaggio possiamo parlare di paesaggi nel caso dell'Italia, in cui la nostra comunità si riconosce, riconosce la propria storia, ciò che noi eravamo, ciò che siamo, ciò che possiamo essere, allorquando noi mettessimo in essere delle metodiche, delle strategie di gestione del territorio, che siano adeguate. E di tutti i giorni la constatazione veramente avvilente di quanto improvvida sia stata la gestione del territorio, soprattutto negli anni passati, di quanto consumo del territorio ci sia stato, di quanta aggressione, cementificazione e anche degrado delle nostre bellissime
coste. Dicevo, precisamente ad un anno da oggi, il 14 di marzo del 18, il sottosegretario allora al nostro ministero, Ilaria Borletti Buitoni, che è stata anche presidente del FAI dal 2010 al 2013, ha varato un altro strumento importantissimo, di cui si potranno avvalere anche i governanti da qui ai prossimi decenni, la Carta Nazionale del Paesaggio, che vuole appunto stilare delle direttrici di strategie di intervento nell'ambito della cultura del paesaggio che possa coniugare tutela, valorizzazione e soprattutto sviluppo durevole, diffuso e ecocompatibile del nostro territorio. L'iniziativa di Salerno. L'iniziativa di Salerno appunto vede ad uno stesso tavolo e con una platea molto vivace costituita da ragazzi delle nostre scuole un momento di focalizzazione di quelli che sono appunto le strategie messe in essere non solo dalla sovrintendenza come ente di tutela ma anche da associazioni importanti che svolgono la loro opera a livello nazionale come il Turing e il FAI. Quindi ci saranno alcuni interventi che verranno tenuti da nostri colleghi funzionari come Giovanni Villani che è appunto coordinatore del paesaggio della nostra soprintendenza che ci parlerà della tutela paesaggistica e culturale, il coinvolgimento delle comunità locali, ci sarà la nostra referente di area archeologia, l'archeologa Raffaella Bonaudo che ci parlerà invece dei metodi di tutela del paesaggio archeologico. Ci sarà poi il Turing Club italiano rappresentato dal console Enrico Andria che ci parlerà appunto di quanto il Turing nella sezione di Salerno soprattutto sta facendo in questo ambito e i rappresentanti del FAI, il capodelegazione di Salerno Michelangelo Di Leo che ci parlerà di uno straordinario bene FAI in Campania dall'eccezionale valore paesaggistico che è la Baia di Ieranto, mentre Andrea Teorisi, sempre del FAI, capogruppo giovani, ci parlerà dell'importanza, della tutela, della valorizzazione del paesaggio attraverso le buone pratiche del FAI, Fondo Ambiente Italiano. Il collega Lorenzo Santoro, invece, che è un nostro valente architetto, storico architetto della nostra soprintendenza, ma è anche un artista, ci parlerà, soprattutto versato nel paesaggismo, ci parlerà di trasformazioni e trasfigurazioni artistiche del paesaggio. Ancora una volontaria professoressa universitaria, la Maria Immacolata Sessa, invece da anni sta conducendo del Turing Club, ci parlerà invece di esperienze didattiche che sta conducendo con le scuole di Salerno, all'illustrazione soprattutto di un aspetto particolare del paesaggio urbano salernitano che è il paesaggio arboreo. Iniziative anche a minori, alla Villa Romana. Sì, allora, tra gli eventi previsti dalla soprintendenza in questa giornata del paesaggio c'è questo che si svolgerà a minori, quindi nella costiera amalfitana, per cercare di valorizzare la Villa Romana di Minori, sito archeologico del primo secolo d.C. e tutto il paesaggio culturale e naturale della costiera amalfitana, uno dei paesaggi più suggestivi in Italia e nel mondo. E di trasmettere anche i valori di cui questo patrimonio è portatore, ovviamente. Allora, la giornata inizierà proprio presso la Villa di Minori alle ore 9 con visite guidate, poi alle 11:30 invece partendo dalla villa andremo al Sentiero dei Limoni facendo il percorso da Minori a Maiori e quindi godendo di questo spettacolare patrimonio culturale e naturale, passando per il paesino Torre dove il tempo ancora scorre lento e dove potremo conoscere la dura fatica di questi lavoratori dei limoneti.
Allora, lo scopo quindi della giornata è quella di valorizzare, di far conoscere questi valori portatori di questo patrimonio, ma è anche quello di far conoscere l'attività di tutela che della dura, complessa attività di tutela che svolge la soprintendenza su tutto il territorio di competenza e anche quindi sulla costiera amalfitana. Un'azione di tutela che la soprintendenza vuole svolgere proprio in particolar modo sulla villa di Minori, mettendo in atto, ha programmato una serie di azioni e di progetti per il recupero e la valorizzazione della villa, che poi a tempo debito vi presenteremo.